Consegnato ad Africa, un bene confiscato alla criminalità organizzata al vescovo della diocesi di Locri-Gerace, Monsignor Francesco Oliva. Presenti tra gli altri il presidente della regione Calabria, Mario Oliverio, il questore di Reggio Calabria, Raffaele Grassi, il comandante provinciale della Guardia di Finanza, Alessandro Barbera, il comandante del gruppo Carabinieri Locri, Pasqualino Toscani, il procuratore generale di Reggio Calabria, Salvatore Di Landro, e il presidente della sezione misure di prevenzione del Tribunale di Reggio Calabria, Ornella Pastore. L'immobile, una villetta situata in pieno centro abitato, circondata dal giardino di circa 300 metri quadri, ospiterà un centro di aggregazione per giovani e per le loro famiglie, con l'obiettivo di farne punto di riferimento per lo svolgimento di attività ricreative, sociali, formative, di accoglienza e di solidarietà. Il progetto per la ristrutturazione messo a punto dalla diocesi per farne un oratorio è stato finanziato dalla regione con fondi comunitari per circa 600.000 euro. Il prefetto di Reggio Calabria Di Bari nel suo intervento ha sottolineato l'importanza di questa cerimonia come espressione per riaffermazione della legalità in un territorio che 18 mesi fa è stato sciolto per infiltrazioni mafiose. Io credo che oggi abbiamo scritto una bella pagina qui in Africa con la consegna di questo immobile confiscato che sarà usufruito dalla diocesi e per essa dalla parrocchia di Africa quale centro di aggregazione giovanile. È un elemento importante perché si è trasformato un bene nato illegalmente in un contesto di legalità che sarà essenziale per la promozione e la crescita di tanti giovani di questa comunità. Voglio sperare e auspicare che ciò avvenga rapidamente, che questo bene sia posto nelle migliori condizioni possibili perché i giovani possano respirare un'aria di legalità anche in questo bene. Ringrazio Sua Eccellenza Monsignor Oliva, la Commissione straordinaria, il Presidente della Regione Calabria, perché questo bene è stato ristrutturato grazie ai fondi della Regione. E che io credo che anche i magistrati che oggi sono intervenuti, il Dottor Di Landro, Procuratore Generale, e la Dottoressa Pastore, la Presidente delle misure di prevenzione del Tribunale di Reggio Calabria, siano proprio la testimonianza più appropriata di una giornata che merita di essere vissuta fino in fondo. E anche la presenza delle forze di polizia, dal comandante provinciale dei Carabinieri al questore, al comandante provinciale della Guardia di Finanza, al comandante provinciale del Corpo Forestale dello Stato, è anch'essa una testimonianza bella perché con la popolazione si possa davvero scrivere una pagina nuova. Il prefetto poi nel suo intervento ha sottolineato come questo rappresenta il risultato della fattiva sinergia istituzionale fra Ministero dell'Interno, Regione, Comune di Africa e Diocesi Locri-Gerace. È vero, cara Eccellenza Oliva, che la saluto con affetto, che la repressione della mafia è affidata alle forze di polizia e alla magistratura. Ma prima di quel livello ce n'è un altro, ben più forte, ben più intimo, ben più concreto. È la nostra forza di educatori di legalità. Perché ciò che accade in questi territori e che abbiamo respirato due giorni fa non fa onore a questa terra, alla gente onesta, a coloro che lavorano, a coloro che sentono il dovere di dire una parola basta a ciò che accade a fianco alle nostre abitazioni. Io la ringrazio, Eccellenza, per aver preso il giusto distacco da un'azione di un parroco che si è dimostrato, a mio giudizio, a dir poco poco attento a ciò che le dinamiche parrocchiali del paese, della comunità, oggi gridano a gran voce. Io la ringrazio perché ha messo una parola fine su un qualcosa che non doveva nemmeno nascere, nemmeno accadere. E come non essere solidale alla questura e al signor questore per ciò che hanno fatto.
Soddisfatto il responsabile dell'ufficio liturgico della diocesi di Locri Gerace, Don Nicola Commisso, per quello che sarà un centro di aggregazione giovanile. Stiamo per ricevere come diocesi un bene confiscato che viene affidato alla diocesi perché ne faccia un luogo di educazione per i giovani e di aggregazione giovanile. È un momento importante per la diocesi perché conferma la volontà della diocesi di lavorare in una direzione che è quella della crescita della comunità, del senso di appartenenza, della partecipazione al bene comune, alla vita della città, del paese. Noi come Chiesa confermiamo sempre questo impegno, questi sono segni concreti, perché ci assumiamo anche l'onere di far funzionare un bene che viene destinato a questo uso.